ci hanno illustrato un periodo molto lontano da quello di cui parliamo. Però quello che importa in storia fondamentalmente è una comunanza di impostazioni e di interessi e di percorsi storiografici che ci accomuna. Che cosa significa, per esempio, questo insistere e sulle monarchie, sulle corti, che è stato segnalato come un percorso in passato considerato perdente, soprattutto quello delle corti, invece di proposto attualmente? Ebbene, noi dal punto di vista storiografico stiamo assistendo a un interesse specifico per le corti, con opere dedicate a questo, ma anche molto corpose, con una documentazione massiccia, che riguardano tutto quanto il periodo, in particolare appunto della storia napoletana, inevitabile in questo corso. E così le monarchie. Io mi occupo dell'Ottocento, però vi devo dire che attualmente l'Ottocento rivela i suoi interessi, intanto come il tradizionale secolo delle borghesie, che siamo stati abituati a considerare in altri periodi storiografici, ma come un secolo in cui invece l'interesse per le monarchie si ripropone fattivamente, quindi non un elemento parassitario, ma un modo di vedere la storia con un crescendo, con le reti, diceva Puglio, ma certamente perché sono una serie di elementi che si interessano, che non ci consentono di dare in maniera manichea giudizi sul positivo e sul negativo, perché in storia tutto questo sono gli stessi. Mentre è vero che ci sono stagioni storiografiche, ci sono percorsi, e molto spesso mi sento nella polemica politica, che invece ci mostrano la tendenza della società che riflette il mondo intellettuale, certo spesso poco preparato, ma non solo quello, a suffarsi invece a un certo modo di impostare il discorso storiografico. Lo stesso succede poi per il tema dell'interesse. Il tema che cui trattiamo noi in questo caso è la storia di una monarchia, di monarchie, sono le monarchie degli stati italiani, oppure molte le monarchie appunto, i vari modi di organizzarsi, di reggere gli stati italiani, la fase familiare, la fase post 1860. La cosa, il momento drammatico, poi soprattutto per noi che viviamo nel mezzogiorno, in fondo, è che noi assistiamo a un processo unitario che si fa e si conclude ad opera non di un mezzogiorno, che pure insieme al Regno di Sardegna era lo stato più grande della penisola, insomma, che soprattutto disponeva di un esercito, perché la cosa che fa e che rende una monarchia praticamente potenzialmente capace di gestire un discorso nazionale è che possiede delle forze armate. Però appunto quando succede rapidamente nel 1859-1860-61 che questo regno, che questo, chiamiamolo pure nostro regno, proprio riandando a quelle precisazioni di lunga durata che sono state fatte precedentemente, crolla in pochissimo tempo, in poco più di un anno. È chiaro che tra la spedizione garibaldina, quindi del Manto e 60 e caduta di Gaeta nel febbraio del 1861, passa poco tempo e quindi c'è una specie di meraviglia diffusa anche a livello europeo, perché questo è molto importante. Il Mezzogiorno è sempre al centro degli interessi dell'Europa, lo era stato nei momenti clou, per esempio del 1799, del 1821, anche del 48, che è una rivoluzione innanzitutto che parte dalla Francia, che coinvolge l'Europa, però c'è una particolare attenzione a questo casus meridionale che evidentemente si presenta sempre con delle caratteristiche atipiche, ma evidentemente anche per questo capaci di esprimere delle dinamiche specifiche ma anche trasportabili altrove. Il 1799 per esempio è la prima rivoluzione così spaventosamente sanguinaria del triennio rivoluzionario, quindi quando si verifica a Napoli con le forme in cui si verifica c'è crea timore in quelli che dall'Europa vedono quali possono essere gli effetti di un trasportare altrove i risultati della rivoluzione francese nelle repubbliche del triennio. Lo stesso succede con la meraviglia. Com'è possibile che un regno che in fondo era uscito nella restaurazione, era ritornato configurarsi come un regno borbonico nel 1815, che era rimasto in piedi fino al 1860, in meno di un anno, poco più di un anno, crolla. È impossibile, insomma, è una meraviglia. Naturalmente, di fronte a questi eventi che sono rari, noi come storici poi ci troviamo il problema di andare, io non direi tanto alle cause, sembra un pochettino di vecchio stampo, sul discorso, ma al clima conflittuale, il clima che nei tempi
più o meno lunghi, ha creato questi percorsi. Potremmo partire appunto dalle monarchie, perché le monarchie sono importanti, perché ripeto, l'Ottocento continua ad essere il secolo delle monarchie, e la Repubblica, certo in alcuni casi si manifesta, ci sono fenomeni rivoluzionari, però fondamentalmente noi ci muoviamo con delle dinamiche monarchiche. E le monarchie non sono più le monarchie appunto di antico regime, che pure erano state capaci di dare dei risvolti e delle tipicità al popolo, ma sono le monarchie dell'età post-napoleonica. Cosa significa questo? Che noi abbiamo assistito all'inizio dell'Ottocento, anche per la dinastia borbonica, che in fondo è quella che finisce come dinastia e finisce come monarchia specifica di un territorio, che poi era sorta ed era ritornata, era arrivata sul trono napoletano in un periodo di grande manifestazione di interesse, nel 1734, con il Nato di Borbone, sembrava che finalmente questo regno potesse avere una dinastia che la loro rappresentasse anche in una maniera relativamente positiva, perché il re si presenta con certe caratteristiche, però le successive manifestazioni dei successori non sono ugualmente positive, anche se esistono molti episodi interessanti, esistono le regine, personaggi interessantissimi che hanno contribuito anche a creare la felicità della dinastia. Però nonostante ciò, nonostante una storia più o meno lunga, diciamo non lunghissima, però consistente, il regno crolla in poco tempo. C'è da stupirsi, sì, è vero, c'è da stupirsi, però c'è anche da capire. E quello che ancora non c'è da capire è che a fare l'Italia, cioè quello che noi oggi siamo, non è questo sovrano che avrebbe potuto, che era Ferdinando II prima e poi Francesco II, quello che costituisce al primo momento, non è un regno grande dal punto di vista territoriale, che ha un esercito, una flotta, che ha anche potenziato, che ha anche dei gruppi intellettuali di spessore, ma è un vecchio Piemonte sabaudo che nell'età della restaurazione 1815, con la caduta di Napoleone, è uno degli stati più arretrati della penisola. Che cosa significa arretrato? Anche qui è un concetto limitativo, però da precisare. Il 1815, il momento cioè in cui noi assistiamo alla caduta di Napoleone, noi nel Mezzogiorno abbiamo un regno post decennio francese, sono stati francesi che hanno dominato per 10 anni nel Mezzogiorno e hanno portato in questo territorio dei cambiamenti fortissimi, in cui anche il discorso centro-periferia che Fulvio impostava è molto importante, certo, però anche qui il discorso centro-periferia è un discorso ed è una imposizione dall'atto di tipo amministrativo, ma noi sappiamo benissimo che poi quando andiamo a studiare i meccanismi dell'amministrazione, a noi non interessa la sfaccettatura del territorio molto rapida che si fa per individuare invece un modo di incasellare le leggi, di vedere come funzionano. Sappiamo benissimo che c'è un rigurgito dal basso di tante altre energie, quindi ben venga di ridiscutere oppure di articolare il rapporto centro-periferia, che diventa molto importante poi soprattutto quando invece uno Stato moderno di tipo amministrativo viene imposto a Mezzogiorno da una dominazione straniera. Certo, se ne era parlato nel Settecento, era importante, e gli illuministi, questi famosi uomini delle periferie, tra virgolette, ma periferie di spessore, di Nantes, penso ai Palmieri, penso a tutti coloro che gestivano l'oro nelle Puglie, a tutti quei centri produttivi delle periferie del regno, che tuttavia avevano una presenza fortissima, e nella loro capacità di essere rappresentati a corte e nella loro capacità di essere una feudalità imprenditrice. Giarrizzo molti anni fa aveva introdotto una distinzione per qualificare questo periodo molto interessante, parlando di borghesia feudalizzata e di invece feudalità imprenditrice. Che cosa significava questo? Che a un certo punto della storia, non solo del Mezzogiorno, ma al solito di un Mezzogiorno che per essere capito si deve collocare perlomeno nell'Europa, se non nel mondo, aveva individuato quali erano le dinamiche di sopravvivenza dei gruppi. I ciechi hanno bisogno di borghesismi, perché naturalmente in un periodo in cui, come diceva Anna Maria Rao, si va a constatare la mano della feudalità, la feudalità non è ricca, bisogna a un certo punto di sopravvivere, e allora in quel senso c'è bisogno che questa stessa feudalità si borghesisca. Però d'altra parte ci sono le borghesie rampanti, quelle appunto che secondo vecchie
molto anche più piccole interpretazioni, hanno dato dinamismo al secolo successivo, che tuttavia va, tendono a nobilitarsi. E questo lo sappiamo, un percorso di ricerca di status, perché chi ha la ricchezza non, a un certo punto non ha più bisogno solo della ricchezza, ma ha bisogno di quegli elementi che trasformino la ricchezza in uno status permanente. E lo status permanente sotto il profilo sociale e politico è quello della nobilizzazione, e quello tipico ancora in questo periodo in cui una storia di questo regno è profondamente coinvolta, è quello dei processi costituzionali. Quindi chi vuole governare nello strumento di uno Stato e chi vuole essere ai vertici della cosa pubblica insieme al sovrano, certo, ma il sovrano deve capire che ha bisogno di un certo tipo di collaboratori, deve essere capace di gestire questa cosa pubblica ed essere vicino al sovrano. Il sovrano, se vuole rimanere in vita, deve essere capace di cooptare dove? In un Parlamento, perché quella è l'urgenza del momento. Quindi attraverso una Costituzione questi gruppi dirigenti che gli possano dar mano nella gestione della cosa pubblica. E questo regno che crolla rapidamente, che stupisce l'Europa, perché crolla allora? Chiaro, ce lo siamo chiesto tutti, gli studi ultimi tornano su questi, naturalmente le accuse fondamentali, le tesi sono moltissime, insomma, chiunque legga un po' di questa pubblicistica degli ultimi periodi, penso come torna periodicamente queste accuse di una violenza che è stata fatta a questo regno, che non sono soltanto gli ultimi anni, ma sono percorsi che si sono manifestati subito, cioè l'insoddisfazione per questo processo unitario così rapido, condotto dall'eroe dei due mondi, da questo Garibaldi che sembra da un lato quello che mette la sua spada al servizio di Savoia, ma dall'altro quello che la consegna, anche un ingenuo eroe molto poco sensibile al discorso politico, perché in realtà non era, insomma, però a lungo era stato come tale. Ecco che tutto questo va interpretato in una maniera invece di più lunga durata, sia al ritroso sia in avanti. Sia in avanti perché appunto l'insoddisfazione per come è stato fatto il processo unitario non è qualcosa su cui andiamo a ragionare oggi, sull'onda che è stato notato dei processi di molti anni fa, che sono già delle offese della Lega verso il Mezzogiorno, quindi come risposta emotiva molto forte a certe dinamiche, ma come fenomeno di diretta constatazione di un Mezzogiorno che si riconosceva in uno Stato monarchico, di monarchia borbonica, e a un certo punto Napoli stessa perde il suo ruolo di capitale e diventa periferia, lo riproponevo, di un regno nuovo, in cui il potere centrale sta prima a Torino, poi a Firenze e poi a Roma. Perché Napoli perde questo? E nel perdere guadagna qualcosa. Cos'è che è successo per cui questa grande città e il suo regno pieno delle risorse che anche Giulio ci ha detto e che continuano in questi anni, non finiscono, c'è un percorso di eccellenze continuo, che non trova tuttavia riscontro su una sua rappresentazione di Dio al centro del Stato, capace di porre. Perché fondamentalmente il punto vitale è che le monarchie devono essere condotte in maniera tale da coinvolgere i gruppi dirigenti, soprattutto in una fase in cui essere gruppo dirigente significa partecipare al fenomeno che la Rivoluzione francese aveva messo in circolazione, cioè quello delle scelte costituzionali. Prima erano altre le organizzazioni dello Stato, però è chiaro che c'è sempre questo bisogno della corte, che è corte di antico regime, poi sarà la nuova tipo di corte, come di essere intorno a un sovrano, perché il sovrano ha molti compiti, deve gestire la politica estera, deve fare le scelte di politica interna, deve dare degli input di produzione e di gestione del proprio territorio e deve sapere che direzione andare. E questo non è detto che i Borboni non l'abbiano fatto, di solito per esempio si vantano le opere pubbliche, il ponte sul Garigliano, tanti altri interventi sono stati andati sul territorio, i primati famosi. Questo io dico sempre che è il dovere del sovrano. Il primato, questa è una cosa che dico sempre, ma mi piace dire. Io non lo amo il primato, lo dico spesso, perché il primato è il punto forte, non so, del rivendicazionismo nel confronto. Non lo amo perché se io ho un primato, il primato ha senso se il primato diventa un percorso di lunga durata. Il primato di solito è quel momento eccellente
che il più delle volte si spegne, per questo poi finisce per essere chiamato primato, perché ecco, parte, meraviglia tutti, perché c'è stato qualcuno che ci ha pensato per primo, ma se non hai la capacità di far diventare il primato norma, il primato diventa un elemento perdente. Di questo sono profondamente convinta e d'altra parte si divide. Voi pure, andiamo sul nostro contemporaneo, proprio a Napoli. Io vivo a Napoli con una città che ha spessissimo di eccellenze. Però in genere, con questo presupposto da cui parto, vado sempre a cercare, a seguire le metropolitane, i posti belli della città, gli investimenti su alcuni punti di eccellenza, sulla loro lunga durata. E quando vedo magari un anno del sbandieramento dell'eccellenza c'è il degrado, allora mi rendo conto che stiamo ricadendo in alcuni casi nelle vecchie dinamiche, che sono quelle che hanno rovinato secondo me il quella parte. Ebbene, allora ritorniamo su questa, su questo momento di magico. I luoghi del Mezzogiorno non sono tutti quanti a favore della dinastia, lo sappiamo. Noi anche qui, dal punto di vista storiografico, naturalmente abbiamo fatto sempre un discorso di attenzione all'elite, perché la stazione storiografica risorgimentale ci ha portato a vedere gruppi che insomma sono una minoranza, che poi una certa storiografia ha definito maggioranza elitaria, ma una forma di maggioranza anch'essa, non certo la maggioranza di tipo ottocentesco, non la massa di tipo ottocentesco. Però c'è una massa di tipo novecentesco, ma c'è una massa ottocentesca che è una massa elitaria che tuttavia è capace di condizionare, di creare quella che una volta si chiamava l'opinione pubblica e oggi con una maggiore gradatezza storiografica chiamiamo la sfera pubblica, cioè un comune sentire di un gruppo di persone che sono quelle che possono incidere realmente sui percorsi della storia, sui percorsi di cambiamenti. Gli altri non contano? No. Mi riferisco per esempio al recente volume di Marco Meriggi sulla nazione comunista, che ci fa vedere invece un mondo che, a differenza di alcuni di questi, ha grandi capacità di colpire al soldato. Dopo il 48, per esempio, dopo che è stata data la Costituzione, che noi eredi, in un certo modo di vedere, il nostro, la nostra visione del progresso scientifica con i gruppi di un intellettuale, con quelli che stanno a crescere il paese e con quelli che hanno le vite che vogliono una Costituzione. Invece assistiamo a un paese che fa perorazioni al sovrano perché la Costituzione venga ritirata, si organizza benissimo questo mondo, nel libro di Meriggio è descritto benissimo questo dinamico. Quindi non esiste un solo regno, non esiste il regno a cui noi ci rifacciamo, esiste un regno che merita tutto il rispetto possibile di persone che si riconoscono invece in una stretta vicinanza a noi. D'altra parte c'è una dinamica di tipo regime, veramente da lettera a matura, quando le persone si sentivano guarite dall'essere toccate dal sovrano. Questo si vede quando i sovrani ci vanno nelle province, nei loro regni, nei loro viaggi, e la gente li aspetta nei luoghi di affondo e vuole toccarli. Che cosa significa toccare il re? Il re ti trasmette qualcosa, perché il re viene visto come qualcosa che è al di là delle tue possibilità quotidiane, ed ecco, nelle lontane periferie che aspirano ad essere presenti, il loro modo di essere protagonisti sia anche in questo, del re che si tocca, perché si convinti che al di là della quotidianità conflittuale che magari queste popolazioni hanno con i loro referenti diretti che sono appunto i residui baronali, i comportamenti baronali nelle campagne, una oppressione alle violenze circoscritte, c'è un modo per bypassare tutto questo e rivolgersi all'autorità suprema. Quindi lei punta anche in questo senso, per cui una monarchia che crolla nel 1860 significa che abbandona tutto un mondo che aveva creduto in essa fino a quel punto, al momento di confermato dal modo in cui si svolgono per esempio i funerali di Ferdinando II. Durante questa fase tragica, 1859-60, muore Ferdinando II, che era stato il re che dal 1830 nel Mezzogiorno, ed era stato quello che forse in un fondo, pur partendo inizialmente dal giovane re di 1830, con una prospettiva di recuperare un gruppo dirigente di origine monachiana, che era stato fatto fuori dopo una rivoluzione importante, fallita quella del 1821, tuttavia a un certo punto riflette in prima generale, ha paura dei sovversivi, ha paura dei movimenti mazziniani, del
quella democrazia che dà luogo a delle insorgenze, e quindi si ritrae molto nel suo regno, soprattutto non dà spazio a quelli che dovrebbero essere più collaboratori. Io ho scritto, appunto, Retruto, che è una monarchia impossibile, perché il re non vuole essere tutto, vuole essere il re, vuole essere il governo, che non è, che non può essere rispetto ai desiderata e ai principi politici del periodo in cui si muove. E questo è una sua forte debolezza. Però quando muore Ferdinando, sono discussioni molto belle dei funerali. I funerali certo si fanno a Napoli, ma in realtà si fanno in tutti il regno, come succedeva spesso nei funerali di Giovanni, perché nelle chiese si costruiscono la palla, ci tutte le decorazioni possibili, c'è una presenza in tutto il mondo regionale di questa celebrazione di sovrano che non c'è più, ma che evidentemente rappresentava molto l'immaginario del suo. E quindi il mito torna ed è molto più vivo adesso che molto di quando proveniva nella statua. Ed è il sovrano che è malato e è andato in Puglia vicino a Maria Sofia, cioè la moglie di Francesco II, che era la giovane principessa bavarese, giovanissima, prima nel regno, che sarà una delle grandi eroine della dinastia Borbonica e delle regine, delle grandi regine che non si rassegnano alla monarchia del regno, anche questo molto bello e molto interessante. Però fondamentalmente il regno, nonostante questi legami che il sovrano ha con la popolazione, che si vedono in tante manifestazioni, finisce perché? Perché quando si ha questa lotta, che praticamente a livello nazionale risponde al sorgere della seconda guerra d'indipendenza, in quanto c'è Napoleone III che si adegua il Piemonte e dà luogo a una guerra che inizialmente deve riguardare soltanto l'Italia settentrionale, ecco che l'estensione di questa prima aggregazione al Piemonte anche nelle province dell'Italia centrale mostra che fondamentalmente c'è una tendenza anche sulla pressione della società nazionale, società di moderati, a fare un processo unitario, un processo che si va concludendo. E si va concludendo col paese che nel 1815 arriva più arretrati dal mezzo, mentre in mezzogiorno post-murantiano era un paese che aveva acquisito la modernizzazione e che sembrava aver sviluppato anche homines novi che potevano essere protagonisti invece di interessanti sviluppi. In 1820 non a caso è la prima rivoluzione costituzionale post-napoleonica che si fa a Napoli dopo che in Spagna, ricordiamoci questo, un primato importante, quella fallisce certamente una importante cosa, però i fallimenti sono importanti perché danno la possibilità subito dopo di riflettere sugli errori, e questi errori danno luogo nella riflessione di perdenti, che sono quelli che vogliono cambiare le cose, al fatto che negli anni 50 questi uomini che stanno in esilio, cioè dopo la rivoluzione del 48, un'elite intellettuale meridionale conosce altri mondi, soprattutto conosce altri mondi piemontesi. C'è un'immigrazione, l'esilio è uno dei temi forti di questo periodo ottocentesco, che ci fa vedere molti meridionali di spessore, intellettuali, artisti, proprietari, che se ne vanno nel mezzogiorno, creano reti importanti in Europa, nelle quali il loro punto di riferimento non è più la dinastia borbonica, che pure aveva ottime leggi, uno dei vari noti che cui si insiste in Italia, le leggi meridionali erano migliori di quelle piemontesi e di quelle degli altri stati, però tutti questi se ne vanno in questi altri posti, lavorano per il Piemonte, insegnano nelle università europee, insomma maturano altrove qualcosa di diverso, anche qui un mondo più presente. Chi se ne va e vede altri mondi matura la propria esperienza, la propria conoscenza del contemporaneo, di quelle che sono le possibilità crescita in altri contesti. Come si trova quando torna? Quando torna in un contesto invece che non è stato sensibile a tutto questo, lo sforzo immane per riprendere le redini della situazione. E quindi questi esuli nel 1859 tornano, perché stanno assistendo a una situazione dinamica, c'è cioè Garibaldi che arriva in Sicilia, in poco tempo riesce ad arrivare a Napoli, e quindi c'è un mondo siciliano che certamente va bene, perché la conflittualità dalla Sicilia a Napoli è stato un elemento di debolezza incredibile per il regno. Però qui viene sfruttato rapidamente e ci saranno molte contraddizioni, però Garibaldi arriva a Napoli, il regno
accordi anche nella coppia regale, però il regno viene sconfitto definitivamente, ultimamente i sovrani devono andarsene a spostarsi, poteva trovare un governo che si presenta un governo che vuole dare luogo a un dittatore. Che cosa succede allora? Naturalmente suppongo che molti punti là su cui non mi soffermo per la città dei tempi siano morti, però quello che è importante fondamentalmente è capire quando questo regno è finito, che succede dopo. Certo, uno può pensare che ci sono i piemontesi tronfi del loro successo, che sono contenti che tutto il paese Italia, sia la provincia lombarda, sia l'Italia centrale, poi questo grande regno del Mezzogiorno faccia parte del loro quadro territoriale. Non è necessariamente così, c'è un mondo nostalgico piemontese, che è nostalgico del vecchio Piemonte, tutto chiuso in sé. Qui ci sono le manovre cavuriane, un Cavour che è un abilissimo statista, che a un certo punto non parte in quel biennio con l'idea di unificare tutta la penisola, ma che certamente uno che da abile giocatore di poker, cosa non sottovalutata nella sua personalità, gioca benissimo sulle circostanze, si adatta, conosce bene le situazioni, conosce i luoghi del sud che sono stati nel Piemonte durante il decennio post 1848, rimane a Napoli e gioca molto su questi uomini e su queste fasi compromissorie o di gioco del potere che si deve fare in Napoli, che accoglie i Garibaldi, che per mantenere l'ordine è costretta a richiamare Liborio Romano, a venire a patti con la Camorra, un altro delle accuse che si fanno a questo stato di ritardo, insomma, si dice, la Camorra a Napoli. Allora, le contraddizioni sono molte, ma quello che è importante è che poi questi uomini faranno parte, questi uomini di questo territorio faranno parte di un altro mondo, cioè il Caleonte. Il passaggio dagli stati unitari, dagli stati prima dell'unificazione, gli stati successivi, naturalmente non è un fenomeno soltanto italiano, ci sono di solito, si fanno parlare con gli Stati Uniti, no? Ci sono manifestazioni di tutti, ma certamente per quello che riguarda Napoli, noi che ci viviamo in questo territorio, ci sono nostalgie fortissime, perché la Napoli unitaria era stata un mondo di grande fascino, di grande presenza intellettuale. E c'è certamente il dispiacere di non aver saputo sfruttare tutto questo, ma anche la consapevolezza che arrivare a un certo punto non si poteva andare. Spingere il sovrano a diventare un sovrano costituzionale era stato un'azione di un personaggio come Carlo Coelho, come grandi sostenitori del principio del valore di regno regionale come regno che avrebbe potuto fare vita. Ma di fronte alle resistenze di chi invece non si vuole adeguare alle richieste d'Europa, noi viviamo continuamente in queste dimensioni in cui il nostro circoscritto territorio nazionale conta poco da tutto oggi e sono le dinamiche di carattere internazionale quelle che condizionano realmente i problemi. Quindi anche in quel caso, essersi rifiutati di partecipare, per esempio, al Congresso di Parigi, proprio il Congresso di Parigi alla guerra di Crimea, a cui il Piemonte partecipa, un piccolo Stato che si mette a rischio, non si può non ammirare la faccia cambiata. Certo, c'è stato un momento di chiusura. Rispetto a questo, certo, c'è anche chi dice un momento, c'è un complotto internazionale contro il Mezzogiorno ricco perché a un certo punto le casse erano piene e tutto questo. Ma è chiaro che le casse piene, certo, ci consentono di sanare il deficit del passato che si è creato, ma lo sappiamo a livello individuale e a livello collettivo. Fondamentalmente lo Stato imprenditore, quello che rischia, cioè tenere da parte i soldi senza a rischio significa precludersi un certo tipo di crescita che possa essere in concorrenza con i quali nazionali e internazionali più importanti. Questo lo fanno solo relativamente, non riescono a crescere tutto sotto questo profilo. Comunque c'è un atteggiamento di chiusura fortissimo in Ferdinando, che pure non era stato negato E soprattutto c'è il fatto che l'ultimo uomo viene gestito sull'ultima fase da un sovrano giovanissimo che si trova con una responsabilità incredibile, un sovrano che caratterialmente non è come il padre, che ha una forte componente religiosa nel suo carattere, non che la componente religiosa
debba identificarsi necessariamente con mancanza di spiritualità, però certamente non ha l'esperienza per gestire bene, secondo dei principi strettamente laici, con dei nemici all'esterno che ragionano in maniera molto spregiudicata. Basta vedere quando fa, per esempio, gli inviti ai suoi soldati durante le battaglie contro gli arabi, gli invita ad essere pietosi verso il nemico. Va bene, con tutto il rispetto, scusate, che volete, ma quando leggevo queste cose io posso ammirare l'uomo, la pietà religiosa, ma è chiaro che per me, che vado a vedere i risultati della battaglia, appunto a quello che sa incitare, anche non dico alla ferocia, ma comunque al combattimento vero, quelli che vanno a stare sui bambini in battaglia. Insomma, diciamo questi elementi sono per questo. E poi ci sta la figura bellissima, certamente, di mio sogno. Io non posso prendermi molto più tempo, naturalmente, se ne potrebbe parlare moltissimo. Recentemente, Aurelio Musso ha pubblicato questo testo su Maria Sofia, che poi presenteremo alla sua cattura. Il 23 settembre. Ma è chiaro che lì è bellissimo questo, perché c'è anche questo percorso femminile che anche qui va ripreso molto a ritroso nella storia del Mezzogiorno, di queste donne che stanno nelle corti, che apparentemente con compaio, che fanno parte di quel percorso di soft power su cui noi storiograficamente ci interveniamo molto, soprattutto in questo periodo, che non riguarda soltanto le regine, le corti, le dame di compagnia. Per un convegno con la Cina Roma fare in ottobre, ebbene appunto in questi lunghi elenchi noi ci accorgiamo ci sono anche donne che perpetuano questo loro potere, perché sono le donne di queste famiglie importanti del Mezzogiorno, non solo gli uomini, che trasmettono alle loro cognate, alle loro nuove i ruoli all'interno delle famiglie, ruoli che queste donne sono capaci di espletare anche all'estero, entrando in una specie di alcuni circoli d'arte internazionale che raccolgono le donne europee nobili. Molto interessante, non si sa molto di questo. Però Maria Sofia ci riporta a questo mondo di donne e di corpi. Perché Maria Sofia è una regina cinzialmente ed è il senso, ci dà il senso di che cosa significava essere in una monarchia, quale utilità può una monarchia ancora espletare nell'Ottocento, se trova un momento del fuoco. Quindi quando il regno finisce, mentre il marito si adatta al fatto che il regno è perduto, ormai a un certo punto non si fa nemmeno riconoscere col suo nome, insomma si mette da parte, i due si separano, invece Maria Sofia sarà spregiudicata nel fare alleanze anche con gli amici, porterà la sua esperienza fino agli inizi del Novecento, perché si era sposata giovanissima, era a Napoli 18 anni, quindi aveva una lunga vita dinanzi a sé per poter tentare di riprendersi quel regno che era suo. E anche in questo era bellissima la sua esperienza, perché non ha fatto altro che perpetuare l'atteggiamento, a mio parere, di tutte le regine meridionali, cioè di donne che vengono da fuori, perché appunto era l'uomo che portava questo circolo di comunità europea. Del regno. Però quando entrano nel regno si innamorano di Napoli, si innamorano del regno, lo sentono proprio, e su questo regno investono tutte se stesse a livello delle diplomazie, di Maria Carolina, a livello dell'arricchimento del regno, a livello di fare una vita di corte di un certo tipo, di giocarsi la politica estera, a livello appunto di andare a combattere il regno e andare sui campi di battaglia, come faceva Maria Sofia, a distribuire le coccarde ai soldati, cosa che mi sempre ricordata. Per dare a questa donna giovanissima un successo di vita, perché appunto anche essere regine bisogna imparare a essere regine, e questa donna dà il senso di che cosa forse poteva essere questa regina, quindi il passaggio da un mondo all'altro. Poi certo ci metteremo a studiare con la Chiesa Sabato, che è l'altro tema forte, naturalmente la storiografia sul tema, che avrà il suo protagonismo e tutto il resto, ma noi siamo condizionati molto poi questa storia Sabaudo dalla fine della dinastia, da quella seconda guerra mondiale, chiaro c'è il nostro blocco mentale, però chiaro il problema più comune del Mezzogiorno sarà quello comunque di crescere in un paese che non è quello in cui è messo, soprattutto quando sono loro che sono mossi a cavallo con le due esperienze, quindi che hanno cominciato la loro vita
in un regno che certamente era repressivo, aveva i suoi problemi, aveva dei sovrani, avuto dei sovrani che non si erano fatti completamente espressione di tutte le sue energie, di tutte le sue potenzialità, però si ritrovano in un mondo in cui pensano, a mio parere, con molta nostalgia a quel mondo che pure essi stessi hanno imparato a rifiutare perché non si confaceva completamente ai propri bisogni di uomini della sua metà del secolo. Un minuto di silenzio perché è morta la regina Elisabetta d'Inghilterra.